un'iniziativa importante alla quale guardano con interesse tanti settori dell'agricoltura. Sì, credo di sì, sia un'iniziativa sicuramente importante per il vivaismo, per il verde, per il paesaggismo, per quanto riguarda proprio la cultura del verde che cerchiamo tutti noi vivaisti di far conoscere e di espandere nel mondo. Questo è un centro dove, se sarà utilizzato e sfruttato nella maniera giusta, può dare certamente un aiuto a questo obiettivo. Come Bannucci Pianta avete già avuto un'esperienza in questo senso, un piccolo campus era stato fatto dal Babbo Moreno. Sì, è l'idea del Babbo già 25 anni fa, tanto per sottolineare per l'ennesima volta quello che era Moreno Bannucci, che ha sempre visto molto più lontano di tanti. 25 anni fa nell'azienda Piubica aveva fatto una ventina di piccoli appartamenti dove accoglievamo i ragazzi che venivano a fare gli stage nell'azienda. Ce l'abbiamo ancora, lo stiamo ancora facendo, quindi era già in quel momento molto avanti. Ora non dico che oggi siamo assolutamente, però oggi questo può essere un campus proprio a 360 gradi che non esiste nel nostro settore, dove i giovani e non solo possono venire e trovare un po' tutto quello che è verde, con la fortuna di essere a Pistoia, per cui quindi la possibilità di andare a visitare le aziende e di vedere proprio, toccare con mano quello che si fa in teoria. Chi saranno i docenti? Ma i docenti saranno sicuramente dell'università, saremo noi imprenditori, perché poi siamo noi che dobbiamo dare gli input e fare conoscere le nostre esperienze e far conoscere quello che sappiamo fare. Ma voglio dire di più, noi vogliamo anche imparare, non è che vogliamo solo, anzi, insegnare forse è anche me, vogliamo imparare da quelli che poi vanno a utilizzare il verde, quelli che vanno nel mondo e che conoscono le varie necessità, e vogliamo capire quello che c'è bisogno di fare, perché per produrre le nostre piante, che richiedono molti anni per venire a maturazione, dobbiamo sapere in tempo cosa mettere a produzione. Voi volete mettere a disposizione questa struttura, la volete mettere a disposizione anche per privati e istituzioni, cosa vi aspettate? Ma ci aspettiamo una collaborazione. Ma avete già avuto un impatto con l'estero? Ci sono giovani già iscritti o comunque che vogliono iscriversi? Sì, ci sono già giovani che vogliono venire, abbiamo già contatti con un paio di università, una inglese e una tedesca, e abbiamo dei contatti che matureranno nei prossimi mesi. Poi è chiaro, la struttura deve prendere il via, ma siamo ottimisti. Ecco, un giudizio che non può essere che positivo, ma entrando nel merito da parte dell'associazione vivaista. Questo tipo di iniziative sono quelle che fanno bene al nostro settore, perché dimostrano che Pistoia non è soltanto una realtà produttiva, ma è anche un luogo dove da più di un secolo e mezzo si fa cultura del verde. Questa è un'occasione, un'opportunità per fare in modo che questa cultura abbia una visibilità internazionale. Ecco, dal suo punto di vista, come pensa che ci sarà un'utilizzazione anche da parte dei privati e delle istituzioni, come auspica Bannucci? Io penso proprio di sì, anche perché diciamo, è un argomento, il nostro, che spazia dall'appassionato che cura il piccolo terrazzo e il balcone al gestore di grandi parchi pubblici e privati, quindi perché no? Assolutamente. Agricoltura e vivaismo è strettamente connesso all'ambiente e all'ecologia, una materia che le riguarda direttamente. Sì, non c'è dubbio che Pistoia da questo punto di vista possa dare un grosso contributo a quelle che sono le politiche, prima di tutto di contrasto ai cambiamenti climatici in atto, che purtroppo ci pongono di fronte anche a tanti eventi calamitosi, perché la frontiera tradizionale è quella certamente della qualità dell'aria, della bellezza del paesaggio, ma c'è tutto un altro ambito ancora forse da perlustrare, anzi sicuramente da perlustrare, che riguarda invece il presidio del territorio, la possibilità di utilizzare
utilizzare il verde per creare infrastrutture verdi, proprio utili a regimare le acque, a poter offrire anche miglior e maggior sicurezza ai nostri territori. Credo che il vivaismo di Pistoia abbia tutte le carte in regola e ho notato con piacere che anche il programma dei corsi che la Vannucci vorrà sviluppare in questo straordinario campus vanno anche in questa direzione, volendo vivere la politica del verde, la cultura del verde a 360 gradi. Vannucci ha auspicato che questa struttura sia utilizzata anche dalle istituzioni. La Regione ha in mente di fare qualcosa, ne avete anche parlato, ancora prematuro? Un gesto di grande generosità di un imprenditore illuminato che ha portato il vivaismo di Pistoia e Toscano, voglio dire, a grandissimi livelli. Io credo che noi dovremmo valorizzare questo punto di incontro, di studio, di ricerca, di innovazione per fare delle iniziative che servano non solo al mondo del vivaismo ma all'agricoltura toscana in generale, per valorizzare quelli che sono gli aspetti delle qualità, delle eccellenze delle nostre produzioni. Ecco, c'è stato un tentativo dell'Europa, o meglio, una risoluzione in cui metteva sotto accusa l'Italia per quanto riguarda la xylella, nonostante fosse molto localizzato. La Regione come si è mossa? Noi siamo sempre stati al fianco dei produttori, abbiamo un settore fitosanitario molto molto efficiente, abbiamo stipulato un accordo con i produttori sull'autocontrollo e abbiamo sempre risposto in maniera puntuale con prove scientifiche, effettivamente che la xylella, voglio dire, è localizzata in due province della Puglia, che sono Brindisi e Lecce. Abbiamo peraltro scritto al ministro Martina di prendere una posizione nei confronti della Commissione europea molto più determinata e chiaramente abbiamo la guardia molto alta, perché sarebbe un danno irreparabile per le nostre produzioni, e noi valorizziamo le eccellenze e non possiamo permetterci chiaramente che alcuni stati membri creino ombre su questo tipo di produzioni.